in compagnia del giornalista Rai Emanuele Dotto. Come sta andando questo giro? Beh, un giro interessante, anche se quest'anno insomma tradisce un po' il sud Italia, quella del Sannio e dell'Irpinia è la tappa più a sud del giro. Un bel giro d'Italia con grandi protagonisti: Alberto Contador, che il giro lo ha già vinto, Fabio Aru, che al giro si è fatto onore lo scorso anno, in più un'altra batteria di autentici campioni, per cui c'è grande entusiasmo, grande interesse. Speriamo che il tempo regga, perché il ciclismo funziona al Giro d'Italia se il tempo è buono. In questa tappa proprio si è attraversati l'Irpinia e nelle ultime ore è paventata l'ipotesi di una tappa del prossimo anno a Mercogliano. Come la vede l'idea? Beh, intanto l'Irpinia è un diciamo un nucleo italiano al quale dobbiamo essere profondamente legati per la scossa di terremoto del 23 novembre del 1980 che tanti lutti provocò. Però insomma l'Irpinia si è ripresa, esattamente come il Sannio, sono regioni storiche bellissime, forse non del tutto sfruttate dal punto di vista turistico. Il santuario di Montevergine di Mercogliano è una tappa ideale per quanto riguarda il Giro d'Italia. Il prossimo anno il sindaco Cardullo ci ha già dato la notizia che probabilmente il Giro arriverà al santuario di Montevergine di Mercogliano in occasione proprio del giubilare della Santa Sindone, e un arrivo in salita con una salita ben più dura del passato. Montevergine di Mercogliano, un santuario che porta bene perché vinsero Simoni e anche Di Luca, e che poi vinsero la maglia rosa, la portarono sino a Milano. Chi vincerà questo Giro? Penso Contador. Siamo in compagnia con la storia del ciclismo e del Giro d'Italia, Gianni Savio, ora direttore del team Androni. Quali sono le prime impressioni su questo Giro d'Italia? Giro d'Italia molto bello, affascinante come sempre. Del resto io direi che proprio il Giro d'Italia impersonifica il ciclismo ed è un evento che trascende lo sportivo per entrare nel sociale. Molto bella questa prima settimana e molto bella la tappa oggi nella verde Irpinia, peraltro costellata da salite che hanno provocato la selezione. Ha vinto un corridore italiano che è un collaboratore, io non direi gregario, ma collaboratore di Fabio Aru, uno dei favoriti per il Giro. Per lei chi vincerà questo Giro? Beh, dovrei avere la sfera di cristallo per poterlo dire, quindi credo comunque che i favoriti siano i tre, li vediamo ogni giorno, e cioè Alberto Contador, Fabio Aru e anche Ricci Porte. Credo siano loro tre che possono salire sul podio, vedremo poi quali saranno i vari gradini. Come è trovato l'Irpinia? L'Irpinia è sempre bella, io amo l'Irpinia, ma da tanti anni. Poi ho il carissimo amico, nostro capo ufficio stampa, Leondino Pescatore. Ma io ricordo, dato che io vengo dal calcio, nel senso che ho giocato a calcio, ho amici calciatori, quindi ricordo il grande Avellino, ricordo i lupi di Irpinia, ma parlo di tanti anni fa, quando giocava nell'Avellino un caro amico che adesso è direttore sportivo alla Sampdoria, Carlo Osti. Per chiudere, si è parlato in queste ultime ore di una possibile tappa a Montevergine per l'anno prossimo, una possibile cronoscalata, come la vede? Molto bella sicuramente, una cronoscalata a Montevergine in modo tale da accostare il ciclismo, quindi lo sport, con il sociale, con la tradizione, con la cultura religiosa, con la storia, un accostamento molto molto bello.